quella lì. La miniera alga morta. Vi sfido ad avvicinarvi. Lo ammetto, ha un aspetto un po' inquietante, però dov'è il problema? Non respirate o gli spiriti malvagi vi entreranno nel naso! Ah, è una sciocca superstizione. Pronto non trattiene di certo il respiro. Ecco, magari soltanto un po' per sicurezza. Ma quanto siete buffi. Vado a dare un'occhiata da vicino. Eli, non essere sciocco! Alga Morta non è il luogo da cui vengono gli slug spettri. Vediamo se ce n'è qualcuno. Forza, ragazzi, coraggio, un po' di spirito d'avventura. Via Verde è un luogo pieno di pericoli inimmaginabili. L'unica cosa che c'è lì dentro è... Goofy malati? No, non scherziamo, per favore. Eli, qui si parla di fantasmi. Beh, non ho paura dei fantasmi, perché so che non esistono. Saremo fuori in un batter d'occhio. Ok, restate qui, ritorno tra un minuto. Gran brutta storia. Eli! Dove sei andato, amico? Ehi, lo sai, mi hai fatto prendere un accidente! Avreste dovuto vedere la vostra faccia, ragazzi! Divertente. Chi è stato il burlone? Non siamo stati noi. Bloccate. Siamo intrappolati. Mi sa che, dopo tutto, entrare non è stata una buona idea. Stiamo commettendo un grosso errore! Dovremmo aspettare vicino al portone! Potrebbero passare anche dei secoli prima che qualcuno venga a cercarci. Dobbiamo trovare un'altra via d'uscita. E filmare dei fantasmi. Io spero di incontrare delle persone. Che fine hanno fatto? Questa era una miniera d'oro molto nota. È stata abbandonata molti anni fa. Chi ha cercato di scoprire perché è scappato via in preda al terrore? O peggio, non ha più fatto ritorno! Fantastico! Possiamo trovare un nuovo slug e risolvere il mistero. Beh, comunque farò delle riprese stupende. Sì, della nostra fine atroce. Trixie, fammi sembrare eroico quando gli avidi fantasmi succhieranno i miei cervelli da Talpoid. Cervelli, ho sentito bene. Sì, benissimo. Noi Talpoid abbiamo due cervelli. Per questo ho il doppio della paura e anche il doppio della fame. Pronto? È soltanto una pala. Che nebbia fitta! Non vedo un palmo dal naso! Su, torniamo indietro, finché abbiamo i cervelli in testa! Nessuno vuole mangiare i tuoi cervelli, pronto! Perché? Che cosa hanno che non va? Ho qualcosa che ci farà orientare nella nebbia. Ovvero un sonar. Via libera. Ah sì, questa meraviglia funziona alla grande. Sei sicuro che questo affare funzioni? Ecco, scusatemi, l'ho messo al contrario. È troppo, troverò io un'uscita! Andiamo, è divertente, è come Halloween. Cos'è Halloween? È una vecchia tradizione degli Shane. Una volta all'anno indossiamo costumi paurosi e chiediamo dolcetti ai vicini. A me sembra un'estorsione. Cavoli, pronto? Non ti ho mai visto così spaventato. Pronto non è spaventato, pronto è... Tornate indietro! È terrorizzato! Forse mi sto sbagliando, ma mi è sembrato di sentire una voce. O un gufo col raffreddore.
Ci ha detto tornate indietro. È solo il vento. E a quanto ne so io, il vento non dice tornate indietro. Vero, hai proprio ragione. Ehi, pronto, guarda, c'è un altro fantasma divora cervelli. Ma che ridere, signor troll delle caverne. Tornate indietro. Fantasma! Ve l'avevo detto io! Dubito che vengano in pace. Diamo loro una lezione. Cosa? Non riusciamo a colpirli. Di qua. Saltate, in fretta. Mangiate la polvere, brutti fantasmi. Non ci avrei creduto se non li avessi visti coi miei occhi. Almeno li abbiamo seminati. Li ho spaventato, eh? Perché sono scappati? Oh no! Stanno tornando! No, ascoltate! È qualcos'altro. Ma che posto è questo? Guardate, lo Slatterraneo Express. Ma come ha fatto a finire qua sotto? Qui non c'è mai stata una fermata. Per me è nuova. Beh, è una bella novità. Quello laggiù è chi penso io. È lo scagnozzo più temuto del dottor Black. Il suo nome è Nacho. Avete un'ora di tempo. Indossate le tute e andate al lavoro. Che cosa sta succedendo? Ah, sono tornati, ragazzi. Tornate indietro. La risposta continua a essere ancora no. Quello è uno slug spettro. Sì, lo era in passato, ma è stato trasformato in un ghoul. Adesso è uno slug tenebra. Lo slug li trasforma in fifoni codardi finché l'effetto non si dissolve. Gli slug di Black colpiscono i fantasmi, i nostri no. Forse perché i suoi sono stati potenziati. Chissà che succede quando Black li trasforma. Hai sentito i fantasmi? Hanno detto anche a lui di allontanarsi. È un bel mistero. Bene, signori, entriamo, forza. Su, aprite le porte! Devo scoprire che cosa tramano. Ti seguo a ruota! Siamo più al sicuro stando qui o scappando a tutta birra nella direzione opposta. Da quella parte! Ah, ma perché nessuno presta attenzione a Pronto? Troppo tardi. Dobbiamo entrare nella sala comandi. Tranquilli, ci penso io. Dolcetto, scherzetto. Eh? Qual è la parola d'ordine? Aia! Aia! Oh, sì, era quella. Cercate qualcosa di strano e trovate l'interruttore che apre la porta del tunnel. Guardate quel ragazzo. È un minatore. Che ha di particolare? È uno dei fantasmi che abbiamo incontrato. È la stessa persona. Visto? Una volta era vivo, ora è uno spirito a caso chiuso. E se i minatori non se ne fossero andati? Dicono tornate indietro. Forse ci consigliano di uscire prima che ci succeda quello che è successo a loro.
Un ottimo consiglio. Suggerisco di seguirlo. Prima dobbiamo scoprire quali sono i piani di Black. Molto bravo, pronto. Ragazzi, guardate qua. Mi pare di capire che ci sia in ballo qualcosa di molto grosso. Cosa c'è in quei barili? Beh, se portano le tute protettive, c'è una ragione. Là c'è una sostanza pericolosa. Acqua, tetra. Sai che cos'è? Penso di sì, almeno credo. Non è niente di buono. Gli antichi troll la chiamavano Karunzanul. Significa acqua tetra. La caverna dove abitavamo era profonda come questa e certe volte il liquido fuoriusciva dalle fenditure del terreno. Accadevano strane cose subito dopo. Cose innaturali. Non capisco cosa vogliano fare con l'acqua tetra. Guardate. Trasformare gli slug in mostri. Utilizza l'acqua tetra. Con un pozzo come questo, Black può trasformare tutti gli slug di slug terra in mostri. Se tagliamo i rifornimenti di acqua tetra a Black, noi gli impediremo di fare questo. Dobbiamo eliminare la fonte. Burpee ci sta. Anch'io. E anch'io. Io no, grazie. Dai, coraggio, pronto. Non dire coraggio pronto a pronto, capito? Ok. Non voglio che mi accada niente di innaturale e ancor meno di pauroso. Non puoi andartene via. Tutto è possibile con un po' di buona volontà. È vero. I pronostici non sono a nostro favore e tu hai una fifa blu dei fantasmi. Ma c'è una cosa di cui non hai alcuna paura. Non hai paura di fare la cosa giusta. Soprattutto se ciò comporta fama e gloria. Hai detto fama e gloria? Va bene, pronto ci sta. Però non possiamo attaccare noi. Esiste un sistema migliore. Questo piano non funzionerà. Sì, invece. Non vedo Nacho in giro e gli altri sono impegnati a lavorare. Hai detto che accadono cose strane vicino a questa roba. Strane in che senso, scusa? Beh, diciamo che è come se... è come se la linfa vitale ti venisse succhiata via. Ecco il perché delle protezioni. I minatori non sono morti. Sono solo stati esposti all'acqua tetra. Dobbiamo salvarli. Facciamo esplodere il pozzo. E inondiamo tutto? No, grazie. L'unica soluzione possibile è raggiungere la pompa e chiuderla manualmente. Giusto. Però come la mettiamo con le guardie? Ah, ti prego. Per questa missione serve carisma e una certa capacità di persuasione. Ehi! Fuori dai piedi, testa di rapa! Ma che diplomazia. Avete sentito? Via, testa di rapa! Forse abbiamo una perdita. Guardate che è successo a lui. Ehi! Se non volete fare una nuotata, ritornate al treno. Ci siamo! Dubitavate forse di me? Forza, Corda, chiudiamo la pompa. E come facciamo? Più facile a dirsi che a farsi. Non ci sono pulsanti o interruttori. Preparate un altro carico. Muoversi, muoversi! Pensa, Cord, pensa. Pensa in fretta perché prima o poi scopriranno che stiamo cercando di sabotarli. Non state lì impalati! Ci sono degli intrusi! Li blocco io! Voi pensate a un modo per chiudere quel pozzo per sempre! Ah!
acciaio è stato colpito da uno slag spettro. No. Tienila con me! Fatelo smettere! Ecco, questo li costringerà a ritirarsi. Bene, bravi, scappate pure, filate da mammina e potete dirle che è stato pronto a spedirvi da lei. Quel coso mi ha spaventato a morte. Dobbiamo tornare dagli altri. È pazzesco, risento ancora degli effetti di quello slag tenebra. Questa storia non mi piace per niente. Wow! Tu sei uno slag spettro, vero? Mi hai appena fatto un bello scherzetto. Sai, mi farebbe piacere averti nella mia squadra. Sono dalla vostra parte! I guai sono cominciati quando Black ha scavato quel pozzo! È così! Da quel giorno avete cercato di avvertire chiunque passasse da qui perché non gli accadesse la stessa cosa! Io e i miei amici vogliamo mettere la parola fine a questa storia! Volete darci una mano? Dobbiamo trovare un altro modo per distruggere questo posto! Siamo in svantaggio numerico! Dov'è finito Ilai? Dove sei andato a nasconderti, Ilai Shane? E ora fuoco, Burpy! Su, colpisci! Vuoi la guerra, Nacho? E allora vieni a prendermi! Non mi fate paura! No? Allora proviamo in questo modo. Tutti sul trono! Portaci fuori di qui, subito! Fermate il treno! Quello slag ha distrutto la sala comandi e quindi anche il dispositivo di emergenza! Sta per esplodere tutto! Dobbiamo tappare quel tubo, Gord! Quando prendi il scudo! Ehi, ma... Wow! Tu sei perfetto per lo scopo! Ma certo che sì! Ehi, aspetta! Perfetto per cosa? Ancora una volta, pronto, salva la situazione! Ecco fatto, dovrebbe bastare così. Ora il pozzo è sigillato per sempre. Bene, noi faremo in modo che rimanga così. Ehi, guardate! Gli effetti stanno scomparendo. Evviva! Sì! Fatti apprezzare, fratello! Siamo tornati, meno male! Ecco, avete visto? Che vi avevo detto io? I fantasmi non esistono! Ma che cosa è successo qui? Ecco, è una lunga storia. Tempo fa questo posto era una miniera d'oro. Poi le industrie Black hanno rilevato la società e l'attività è cambiata. Ci hanno fatto scavare il pozzo. Abbiamo capito a che cosa serviva quando era troppo tardi. Abbiamo provato a fermarlo, ma aveva slag terribili e noi eravamo deboli, non avevamo speranze. Se non foste venuti,
Chissà che cosa ne sarebbe stato di noi. A proposito, perché siete qui? Qualcuno si è messo in testa di andare a caccia di Slug. Quali Slug? Uno di questi? Prendilo, prendetene tutti. Grazie, però io ne ho già preso uno prima. Qualcosa non va. La nostra non è stata proprio una vittoria. Gli uomini di Black si sono portati via l'acqua tetra e lui ne avrà già accumulata un bel po'. Si è stretto un patto con qualche essere che vive all'interno della miniera. Chissà che cosa è capace di fare.